veramente c'è chi si preoccupa della UEFA. Veramente esiste gente che si preoccupa della UEFA. Ancora la UEFA ci butta fuori dalla Coppa. Ma noi già ci stiamo impegnando di nostro per uscire fuori dalla Coppa più importante. Che c'è sta bisogno che mi aspetta la UEFA che ci mette fuori dalla Champions? Ci stiamo andando già di nostro. Non c'è bisogno che la UEFA ci butti fuori. Anzi, sapete cosa vi dico? Se dovessimo andare in Europa League, il che ora, come siamo messi, è molto probabile. Ma a questo punto io spero che la UEFA ci butti fuori dalle coppe. Almeno così ci facciamo solo campionato l'anno prossimo e non andiamo a fare brutte figure pure in Europa League. E magari non andiamo in quelle trasferte lunghissime a 300-400 km in Azerbaigian e in quelle nazioni là. Guarda, a sto punto, se arriviamo in Europa League e la UEFA ci butta fuori, una benedizione per come la vedo io. Partita finita, ragazzi, fratelli e sorelle, sorelle e fratelli bianconeri. Vabbè, ma io ormai che cazzo devo dire più, ragazzi? Noi la vittoria che avevamo fatto a Udine l'avevamo trovata per il rotto della cuffia. Ma perché ci hanno messo anche da loro i calciatori dell'Udinese, in più ci aveva messo anche del suo scuffetto, altrimenti non avremmo vinto neanche quella, ragazzi. Neanche quella avremmo vinto. Di che stiamo parlando? Adesso non incominciate a fare i calcoli come 3-4 mesi fa, se l'Inter non vince possiamo arrivare. Adesso facciamo pure così con il Milan, o con il Napoli, con l'Atalanta, se quelli non vengono e noi vinciamo là. E poi, ragazzi, questa squadra qua non merita neanche di entrare in Champions, ma ve lo dico io che sono Juventus, non merita di andare in Champions. Non c'è gioco, non c'è corsa, non c'è grinta, non c'è spirito di sacrificio, non c'è voglia di sacrificarsi. I calciatori sono tutti fermi nelle loro posizioni, non c'è un calciatore che taglia dentro, non c'è una mezzala che si butta in area di rigore, non c'è niente, ragazzi. Non c'è niente, cioè non sono riusciti a fare neanche il gol della bandiera, tra virgolette, che avrebbe pareggiato comunque la sfida all'andata con il Milan, ma ti saresti trovato meglio con la differenza reti, perché con la differenza reti ti saresti trovato a più 12, 13, va, sul Milan. E qualora saresti arrivato a pari punti, arrivaste a pari punti, ti saresti trovato avanti. Ma anche più qui, manco quello, ragazzi, pensate un po', neanche quello. Ma di che cosa vogliamo parlare? Di che cosa vogliamo parlare? Io, ragazzi, questa sera chi devo salvare? Non salva nessuno stasera. Non salvo nessuno, posso salvare un po' Szczęsny, perché ha parato il calcio di rigore e ci ha tenuto in vita quell'altro quarto d'ora di tempo. Ma il primo gol ce l'ha anche lui sullo stomaco, perché è uscito a farfalle, perché se esci devi respingere con i pugni la palla, la devi buttare in rimessa laterale, non la devi far capitare sui piedi di Diaz, che poi ha vinto il rimpallo e ha fatto un gol clamoroso. Cioè, non è che vogliamo parlare, Ronaldo pure. Ronaldo questa sera è inguardabile, inguardabile. Inguarda, tutti inguardabili, ma Ronaldo proprio su tutti. Ma guai a dirlo, eh. E ci fosse stato Dybala al posto di Ronaldo e avesse sbagliato tutti quei tocchi. Cioè, persino il controllo di palla, ragazzi. Persino il controllo di palla. Neanche quello. Cioè, proprio cose da scuola elementare che ti insegnano alle scuole calcio, ma neanche a stoppare la palla. Bentancur che mi sbaglia i lanci da qua e là a 10 metri di distanza, che io se lo faccio con il destro, con gli occhi chiusi, lo pesco sicuro il compagno di squadra. Uno dovevi mettere al centrocampo che ti porta il palleggio, Arthur me lo lasci in panchina. Ma allora, ragazzi, che cosa pretendiamo? Ma Pirlo che cazzo ci fa sulla nostra panchina ancora? Ma che cazzo ci fa? Ma che cazzo ci fa ancora sulla nostra panchina Pirlo? Ma fategliele fare a Tudor le ultime 3 partite. Chissà la squadra si sveglia un po'. Ci mette un po' di orgoglio. Ma Pirlo deve motivare Yuka Tudor. Ma che cazzo motiva Isca, quello da ormai all'ambito? Ma che da motivare? Ma che da motivare Pirlo? E chiedete scusa a Sarri. Non vi permettete più a dici cose contro De Sarri. Che Sarri l'anno scorso, che una squadra già che faceva ancora più schifo, ti ha fatto vincere scudetto. Chiedete scusa a Sarri. Chiedete scusa a Sarri. E Sarri stasera a Ronaldo lo avrebbe cacciato come l'ha cacciato l'anno scorso. Come l'ha cacciato l'anno scorso, l'avrebbe cacciato questa sera e non solo. Ma io, guardi, ragazzi, mi dovete credere, se
Se dovessimo, usiamo il condizionale perché nel calcio non si può mai dire, ma probabilissimo, arrivare in Europa League. Spero che la UEFA ci butti fuori, perché l'Europa League non la UEFA. Almeno così ci giochiamo solo il campionato, come 10 anni fa. E possiamo ripartire, ragazzi. Sarebbe veramente una benedizione se la UEFA ci buttasse fuori dalle coppe. Perché tanto questa non arriva in Champions, sta squadra. Squadra. 11 accozzaglie messe in campo a fa quello che cazzo vuole. Quale squadra? È un insulto. È veramente un insulto a una squadra di calcio. Ma io, ragazzi, non sono neanche più di tanto arrabbiato. A me sostanzialmente mi viene da sorridere, perché io quando vedo questi atteggiamenti in campo, vedo giocatori che non si impegnano, vedo giocatori che non... Che cazzo mi devo incazzare a fare, ragazzi? Beh, avessimo perso 1-0, la Juventus avesse giocato o avesse perso per sfiga, allora sì che mi sarei incazzato. Dice, che cazzo, non ci giro un cazzo bene. Ma quando perde 3-0, che non ricordo come Milan ha sbagliato, potevano essere 4. Ma che cazzo vuoi parlare? Ma che ti vuoi incazzare? Ma che ti vuoi incazzare? Vabbè, detto questo, ragazzi, io vi saluto. Vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti. Sempre fino alla fine, forza Juventus, ma io qui pretendo che saltino svariate teste, ragazzi. Devono saltare tante teste quest'anno, tantissime proprio, tantissime. Pirlo e Paratici in primis. Quando finisce la stagione, come arriva il triplice fischio dell'ultima partita? L'ultima partita che ho qui è con l'Atalanta Coppa Italia. Appena arriva il triplice fischio, o vinciamo o perdiamo, ci mettono sotto braccio tutte e due. Via. Via, perché questi hanno fatto solo danni hanno fatto, solo danni, solo danni. Ciao ragazzi, buon proseguimento di serata a tutti e sempre forza Juve.